Roberto Ronca del sindacato FSI USAE. Ben trovato Roberto, come stai? Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Bene, grazie, siamo bene. Di rivederti Roberto, anche se soltanto in modo virtuale, ti vedo più snello, quindi probabilmente sei stato a dieta o sbaglio? Sono stato dietro alle vicissitudini dell'ASL, quindi si sta sicuramente in allenamento e a dieta a questo punto. Perdiamo qualche peso, un po' di peso, Non perdiamo. me ne volere, io devo lasciare la diretta per impegni pregressi, quindi ti lascio in buone mani, ci sentiremo prestissimo, perdonami purtroppo per la nuova società che stiamo mettendo in campo con Cilento Channel e Unica TV, devo andare, quindi ti lascio con Raffaella che poi segue come sempre tutte le vicissitudini dell'ASL Salerno e in particolare delle vicende dell'ospedale San Luca, di Vallo e Agropoli. Ciao Gianni, ciao, ci sentiamo. Ci vediamo domani sempre con me e Raffaella Giaccio in diretta televisiva. Un saluto in regia e a domani per quanto mi riguarda. E allora, grazie Gianni, e noi ritorniamo all'intervista con Roberto Ronca. Insomma, è di qualche giorno fa una nota stampa, ennesima nota stampa per quanto riguarda l'ASL di Salerno, che ancora una volta nega il confronto. Infatti, c'è stata la vostra denuncia attraverso questa nota stampa e l'annuncio di uno sciopero generale. Ecco, ne vogliamo parlare di cosa si tratta, Roberto, nel dettaglio per far capire anche la situazione attuale ai nostri telespettatori. Certo, allora sicuramente partiamo dalla nota stampa che è stata fatta in maniera unitaria da tutte le sigle sindacali dell'ASL Salerno. Naturalmente si è giunti a questa conclusione l'altro giorno che eravamo in riunione a Vianizza, dove tra l'altro siamo stati accolti anche da numerose forze di polizia. Immaginate, tanto è vero che pure io ho presentato le mie dimostranze, le lamentele, perché non capivamo che per una riunione ci saremmo stati accolti da 3 auto della polizia, addirittura 12-13 carabinieri che aspettavano non so che cosa, quanto invece per noi era una semplice riunione dovuta a un percorso che si sta seguendo proprio con l'ASL Salerno, si stava seguendo con l'ASL Salerno, proprio per il riconoscimento di questa progressione economica, quindi questa valorizzazione dei lavoratori. Detto questo, poi lo abbiamo capito perché si sono preparati in questo modo, la direzione generale ha ritenuto di allertare anche le forze dell'ordine, prevedendo che non ricevendoci, quindi non ascoltando quello che erano le nostre richieste, automaticamente poteva succedere che qualcuno poteva anche un attimino urtarsi, ma no, tutto questo non è stato. Noi quello che dobbiamo dire adesso, perché poi alla fine è chiaro che di conseguenza se la direzione non ci ha ricevuto, è conseguenziale che i lavoratori dell'ASL Salerno vanno in stato di agitazione e naturalmente non vedendoci riconosciuti i nostri diritti, lo sciopero è in automatico. Se dopo lo stato di raffreddamento che faremo davanti alla prefettura, dare delle giuste spiegazioni per quello che sono i nostri diritti, è normale che si dovrà arrivare anche allo sciopero. Io voglio fare però un riepilogo un po' più generico, perché questa direzione che ci gestisce da 4 anni, quindi dal 2018, da luglio 2018, per un anno il direttore Iervolino ha fatto il commissario e poi per 3 anni ha fatto la direzione il direttore generale. Quindi sono 4 anni, cioè, ed è alla scadenza naturale. Per la verità, i rapporti con le organizzazioni sindacali non sono mai stati idilliaci, per la verità non ci ha mai ricevuto, anche durante il periodo del Covid io ho ribattuto dicendo com'è possibile che si svolgono 100.000 riunioni in videoconferenza solo con le organizzazioni sindacali, non si fanno riunioni. È chiaro che a posteriori, adesso alla fine del mandato, capiamo perché, che materialmente il direttore ha dimostrato tutta la sua, come dire, tutto il suo poco interesse verso i lavoratori del comparto, perché mentre per alcune categorie, diciamo la dirigenza, quello che si doveva fare puntualmente viene fatto, quelli che sono gli incontri comunque vengono fatti,
i riconoscimenti comunque sono stati accordati e tuttora, anche in un periodo di vacanze che non si potrebbe fare nulla, in questo momento, continuano le delibere ad uscire e gli incarichi a venire fuori. Da premettere che anche la Regione Campania ha detto di astenersi da queste approvazioni, questi incarichi. Però veniamo ai fatti nostri. Il problema del comparto resta perché noi l'unica cosa, una delle cose più semplici da poter raggiungere nel momento in cui sono stati pubblicati i fondi, quindi la giacenza economica, era quella del nostro riconoscimento, che tra l'altro è stato bandito il concorso interno per fare la progressione di carriera. Automaticamente adesso bisognava solo, come dire, fare la graduatoria e procedere con l'assegnazione di queste progressioni. Però, ripeto, alla fine di tutto si è scoperto il gioco, che la direzione voleva spostare i fondi per coprire gli ammanchi economici su altri fondi, e quindi automaticamente ha ritenuto che questa spiegazione a noi ci sarebbe stata bene e quindi non ci ha ricevuto. Certamente resta il rammarico che, ripeto, questi 4 anni per il comparto non hanno visto alcun riconoscimento. C'è da dire anche che c'è un cambio al vertice della direzione generale dell'ASL di Salerno, giusto? E difatti, questo alla fine il direttore, adesso la spiegazione che ci ha dato l'altro giorno, ha detto: vabbè, inutile che ci incontriamo, perché quello che dovete parlare con me, ne parlerete fra poco col nuovo direttore generale. Onestamente, non è che ci accontentiamo di questa spiegazione, perché, ripeto, nel momento in cui noi abbiamo già, eravamo già avanti col percorso di assegnazione di questa progressione, adesso bastava l'ultimo atto, quindi, come dire, tirar fuori la graduatoria e cominciare a dare quello che poteva essere questa progressione per gli aventi diritto. Quindi serviva l'unico atto di coraggio che era possibile che potesse fare questo direttore. Ahimè. Come qualche tempo fa etichettammo un vecchio direttore del personale, un direttore del personale che è stato qualche mese, lo chiamammo Ponzio Pilato. Sembrerebbe che sia la stessa cosa, questo direttore faccia la stessa cosa. È chiaro che noi cercheremo, nei limiti possibile, di come dire, infastidire questo cambio al vertice con appunto le nostre azioni di protesta, naturalmente sempre lecite per quello che sono le normative che ci vengono in supporto. Del resto è chiara la condotta antisindacale, perché ripeto, non ci ha mai ricevuto il direttore generale. Più volte le riunioni le abbiamo fatto solo col direttore, con la direzione amministrativa, ma il direttore generale non ci ha mai ricevuto, e quindi la condotta antisindacale viene d'obbligo. Diciamo, io posso ammettere tutti i sì o i no, quello che si dica, però naturalmente ci deve essere comunque un dialogo. Invece qui c'è stato un netto completamente. Sì, e ci auguriamo, insomma, come spesso ribadiamo nelle nostre interviste, che questa situazione possa veramente risolversi una volta e per tutte. Ma vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, Roberto. Certamente, vedremo, perché alla fine quello che resta è che il rammarico resta che questa progressione è come dire, è un qualcosa di riconosciuto dalla contrattazione, è una contrattazione di secondo livello che dobbiamo svolgere noi proprio a Salerno. È chiaro che se l'interlocutore non vuol sentire, non vuol cedere, non vuol concedere, come dire, tergiversa e ci porta su altre problematiche. Addirittura ci avevano proposto a noi di trovare la soluzione per come limitare lo straordinario, perché sfondando il fondo dello straordinario non si trovano i soldi per dare questo avanzamento di carriera ai lavoratori. È chiaro che noi gliel'abbiamo ribadito, che non siamo noi che gestiamo lo straordinario. Lo straordinario viene gestito dai direttori, che devono sapere organizzare i turni e i reparti. Poi in questo momento particolare, che tra l'altro hanno detto che ci sono degli esuberi proprio di personale infermieristico e di altro personale, di OSS, lo stesso discorso si sta facendo anche a Ruggita Aragona, quindi se ci sono gli esuberi ci dovrebbero venire a spiegare a noi come fanno a sforare il fondo dello straordinario, perché delle due l'una, o c'è l'esubero o c'è la carenza, perché per la carenza serve lo straordinario. Certamente questo problema non lo possiamo risolvere noi. Se entriamo più nel particolare, nei problemi di casa nostra, io direi proprio qualche giorno fa ho dovuto scrivere una nota perché il direttore nostro della DEA Vallo Agropoli ha destinato un infermiere
lo ha convertito in geometra solo per il diploma di geometra. Se avessimo la carenza di infermieri, tutto questo forse non avverrebbe. Però poi lo stesso direttore aziendale, direttore sanitario aziendale del TEA, dimentica che ogni mese l'ospedale di Vallo della Vallo Acropoli sfora il fondo dello straordinario di 150.000 euro, per un totale di sforamento annuale di 2 milioni di euro. Se la direzione generale porta un ammanco di 9 milioni di euro, beh, basta cominciare da Vallo a recuperare 2 milioni, abbiamo anche i soldi per dare la progressione. Il valore della progressione per i lavoratori dell'ASL è di circa 3 milioni. Quindi la soluzione gliel'abbiamo trovata, ci hanno chiesto la collaborazione, noi gliela stiamo dando. Probabilmente non si vuole incidere. Roberto, a proposito di ospedale di Vallo della Lucania, Agropoli, ecco, leggo insomma dal sito di Infocilento una notizia fresca per quanto riguarda i problemi al personale e quindi c'è un dubbio sul ruolo che avranno dal 1 agosto i medici ex USCA. Ricordiamo insomma che il 15 giugno sono stati trasferiti gli infermieri da Agropoli, quindi dal reparto Covid, all'ospedale di Vallo della Lucania, quindi si è diminuito il personale in un reparto fondamentale in questo momento perché vediamo che i contagi aumentano, insomma, anche Agropoli credo stia ancora lavorando da questo punto di vista. Voi come sindacato avete anche realizzato una nota stampa, è stato riattivato il reparto Covid di osservazione, se non erro, all'ospedale di Vallo della Lucania ed è ancora attualmente attivo, giusto? Sì, vabbè, sono due problematiche diverse. Una sono per i medici dell'USCA che sono stati dati in proroga e sono stati convertiti per l'utilizzo, diciamo, in questo caso ad Agropoli nel reparto, perché, come dire, pur avendo l'aumento dei casi Covid, diciamo, la gravità non è tale da dover andare a assistere a casa e quindi si è potuto dedicare questo personale, come adesso come da indicazioni di Regione Campania, anche nei reparti. Io pure all'epoca dissi che se mancavano i medici in pronto soccorso bastava riconvertire anche queste persone. Anzi, qui si è sudato più che altro per farli prorogare, perché addirittura la normativa nazionale sembrava quasi che li mandassero a casa con tutta la carenza di medici che abbiamo. Ma detto questo, è chiaro che però anche la proroga che c'è stata è stata un po' un pasticcio perché sono state ridotte le ore e tra l'altro c'è questo problema dell'utilizzo. Questo per quanto riguarda i medici dell'USCA, che però secondo me, usando un po' di buon senso, sicuramente continueranno il servizio, anche con tutti i disagi del caso che stanno seguendo. Anche perché abbiamo la carenza effettiva dei medici, perché i medici in questo momento effettivamente mancano. E poi c'è, come al solito, una cattiva distribuzione, una cattiva gestione, ma questo è un altro argomento. Però i medici mancano e quindi non ce li possiamo far sfuggire, chiunque esso sia. Per quanto riguarda gli infermieri sono stati spostati 10 infermieri subito dopo le elezioni di Agropoli. Mi piace ricordare questa cosa: il 12 si sono fatte le elezioni, il 16 si è visto riorganizzare Agropoli e quindi riaccorpare, riportare a un unico reparto quella che è la dotazione del prolungamento di Vallo, quindi dell'ospedale di Agropoli, al reparto che c'era prima del Covid, quindi il reparto medicina, che poi medicina, diciamo, è stato trasformato, lottizzato, con dei posti letto a terapia intensiva, alcuni alla subintensiva e altri diciamo, al Covid ancora o alla medicina a seconda della situazione. E quindi per quanto riguarda Agropoli, diciamo che l'assetto quello è, quello rimane. Se non ci fossero emergenze Covid, si dovrebbe ritornare al vecchio assetto 2019, quindi col PSAUT e il reparto di medicina che, ripeto, attualmente ospita ancora i casi Covid. Di fianco abbiamo questa presa di posizione del direttore sanitario della DEA che senza alcuna indicazione aziendale, senza contro tutte le ipotesi, ha deciso il 7 luglio di riaprire il reparto. Lui lo chiama di attesa Covid a Vallo della Lucania, sacrificando il reparto di medicina d'urgenza. Una decisione che non sta né in cielo né in terra, ma noi gliel'avamo già detto anche a gennaio, noi siamo sempre stati contrari, perché se l'ASL Salerno ha identificato Covid Center Agropoli a sud di Salerno e l'altro è Scafati, non capiamo com'è possibile
che ancora oggi si debba riattivare il servizio Covid a Vallo della Lucania, che poi tra l'altro il servizio non è, perché lui lo chiama reparto di attesa, perché sa bene che i pazienti Covid a Vallo non li può curare, perché il medico prescrittore del Covid sta ad Agropoli, quindi poi i gravi devono per forza venire ad Agropoli. Però su questa scusa lui si è inventato questo reparto un'altra volta, per la seconda volta, e attualmente, diciamo, esiste ancora questo reparto, che poi materialmente vengono ricoverate persone che hanno patologie gravi e che sono anche affette da Covid. Quindi noi non curiamo il Covid, bensì curiamo le altre patologie gravi. Questo è il significato. E anche la sintesi di questa cosa sta nel fatto che ora che ha riaperto questo reparto a Vallo della Lucania, questo reparto di attesa, il direttore sanitario si è guardato bene da utilizzare gli infermieri assunti proprio per il Covid e praticamente, ripeto, ha sacrificato il reparto di medicina d'urgenza che aveva già fatto un anno fa, già si era occupato dell'altro, del primo reparto Covid che era stato attivato nei periodi proprio di emergenza grossa. Ecco, le criticità non mancano, tant'è che qualche giorno fa c'è stata anche una riunione proprio al San Luca della conferenza dei sindaci del distretto 70 che hanno incontrato il direttore sanitario, ne parlavamo ieri con il presidente Gerardo Botti, insomma, chiedevano allo stesso direttore di Vita, ma anche al direttore del distretto di Agropoli, Marilina Aloia, di intervenire per le tante criticità che vive quotidianamente non solo l'ospedale di Vallo della Lucania, ma anche il territorio intero del Cilento. Purtroppo anche qui si è rimandati i sindaci a settembre barra ottobre, insomma, con l'insediamento del direttore generale. Intanto però il territorio triplica per quanto riguarda le presenze e la sanità è sempre più in sofferenza. Chi ne fa le spese, chi ne paga le conseguenze è sempre il cittadino. Sì, difatti, allora io ho una filosofia un po' più ampia per quanto riguarda, lo dico in continuazione. Sabato scorso sono andato a sentire pure, sono stato al Consiglio Comunale di Battipaglia anche per le criticità dell'ospedale di Battipaglia. Però diciamo che noi da Capaccio a scendere in giù stiamo vivendo una crisi completamente diversa, siamo diventati profonda provincia sud, siamo stati trascurati a livello aziendale, dalla direzione generale. E tra le altre cose, come dire, veniamo lasciati a noi stessi, non ci potenziano, anche se poi effettivamente dicono che non ci potenziano col personale, però molte volte il personale è arrivato, in particolare i medici, purtroppo è scappato, è andato via. Quindi non siamo stati bravi, abili, ammaliatori a farli rimanere da noi. Gli infermieri, per la verità, il personale del comparto, tranne forse delle criticità sugli amministrativi, le altre figure professionali sembrerebbe che ci siano in numero sufficiente, perché la direzione aziendale sta facendo la stessa cosa, ripeto, Coltea, Battipaglia, Rocca d'Aspide, Eboli, ci ha dato le indicazioni che se un DEA è unico non ci vogliono le fotocopie dei reparti, non ci vogliono le sovrapposizioni, perché altrimenti i medici non ti bastano. Se tu tieni per esempio il presauto ad Agropoli e hai il pronto soccorso a Vallo, questo è come se fosse una sovrapposizione di reparti. E quindi automaticamente tu non puoi però gestire poi che in limite ad Agropoli ci vogliono 8-10 medici per fare il turno e allo stesso modo ce ne vogliono 8, 10, 12 anche a Vallo. Tu non lo puoi gestire perché mano a mano che hai la carenza dovresti accorpare, dovresti trovare tu la soluzione, dovresti fare l'ipotesi di fare un unico turno sulle due strutture, e però poi si va a guardare i numeri. Guardando i numeri sono implacabili perché da Capaccio a scendere giù, ripeto, i numeri stanno diminuendo, anche come persone che risiedono, parentesi a parte, questo periodo delle vacanze estive. E quindi però tutto questo ci porta alla fine dove? E se non abbiamo una lungimiranza, non abbiamo usato finora una programmazione ampia per pianificare gli arrivi dei medici che mancano, pianificare l'attività anche sul territorio, è normale che poi ogni anno arriva la carenza estiva, cioè l'emergenza estiva, chiamiamola emergenza estiva, e ci troviamo punto e da capo. In questo momento soffriamo di più sul territorio, perché per esempio negli ospedali quest'anno, guarda caso, non si è proprio parlato di emergenza estiva, perché San Luca purtroppo sta girando da gennaio, da quando, ripeto, riaprì l'altro Covid, con una frequenza molto bassa di numeri di accessi al pronto soccorso. E quindi noi abbiamo
come dire, un tasso di occupazione posti letto giornaliero che forse non supera i 150 posti letto, quando noi dovremmo avere una disponibilità di 250 posti, come idea a Vallo della Lucania. Quindi c'è anche una carenza di persone che vengono a pronto soccorso, e in ogni caso c'è anche un altro problema, che non avendo i medici, noi i codici bianchi vanno a casa, i codici rossi, troppo rossi, non teniamo, i gravi li stabilizziamo, ma non abbiamo come curarli, dobbiamo trasferire. Quindi noi teniamo solo i codici che riusciamo a ricoverare, facciamo una media di 7, 8, 10 ricoveri al giorno, pure a trovare i posti, perché abbiamo dovuto accorpare dei reparti. Vedete, non abbiamo la vascolare, che è accorpata con la chirurgia, abbiamo la medicina d'urgenza chiusa, e giustamente ci concentriamo su poche attività che sono sicuramente la medicina, le malattie infettive, l'urologia, però sicuramente non lavoriamo a tempo pieno, perché poi alcune specializzazioni abbiamo proprio una carenza cronica di medici che non riusciamo a sopperire. Avevamo avuto anche il problema dell'emodinamica, per fortuna che il dottor Aloia è ritornato in forze, però anche in questo caso abbiamo tante difficoltà. E la cosa grave è che non usando una corretta programmazione, l'ASL Salerno, ripeto, sembra che ci abbia abbandonato essi, e allora poi ci ritroviamo con queste decisioni che noi non comprendiamo, tipo, ripeto, la riapertura del Covid al secondo piano. Abbiamo mille dubbi con tutto il rispetto della sicurezza e il fatto che ci siano problematiche proprio di gestione dei percorsi che non sono mai stati esaminati e quant'altro. Il dottor Aloia, noi siamo davvero felici di aver visto che è ritornato in ospedale, anche se insomma, ieri proprio con il presidente della conferenza dei sindaci del distretto 70, Gerardo Botti, sottolineavamo come un reparto di cardiologia come quello di Vallo della Lucania dovrebbe avere 8 medici, ma ne ha 2. Quindi insomma, il dottor Aloia, dopo il suo trascorso per quanto riguarda problemi di salute, è dovuto comunque rientrare sicuramente per la voglia di tornare al lavoro, ma anche per sopperire un po' a questa mancanza che c'è nel suo ospedale, preso dalla forte ecco, vocazione del suo lavoro, è ritornato nonostante il suo trascorso di salute. Insomma, una situazione abbastanza inverosimile. L'ho detto prima, i cardiologi erano arrivati, li avevano fatti arrivare. Poi, ripeto, a volte siamo noi che non riusciamo a creare anche le condizioni per trattenerli. Gli emodinamisti è sempre stata una difficoltà reperirli e quant'altro. Però, ripeto, anche io faccio un esempio, porto un esempio. Un mese fa ho contattato la direzione generale perché c'è un medico ucraino che ha dato disponibilità a voler lavorare stando qui come giustamente profugo della guerra, e ancora oggi non siamo riusciti a prenderlo, con tutto che la normativa porterebbe un'accelerazione per assumere questi medici ucraini, c'è proprio una normativa specifica. Materialmente nessuno si sta muovendo. Io ho presentato il problema, la soluzione, perché era un medico che volevo far arrivare a Vallo, no? Quando io mi impegno per il territorio dove lavoro, a Vallo della Lucania, ho parlato col direttore sanitario, ho parlato con il direttore sanitario del DEA Vallo Acropole, poi ho parlato con chi si occupa di assoldamento del personale, ho parlato in direzione. Alla fine siamo fermi, questo medico non siamo riusciti a reperirlo. Ci sono anche tante altre difficoltà che noi non vediamo, non capiamo. A volte è molto, come dire, ci scontriamo proprio con la realtà che c'è una mentalità gestionale che è molto farraginosa, rallenta molto l'azienda, e porta a pagare pegno poi, diciamo, alle periferie. Le periferie, noi siamo una periferia grossa che sta diventando piccola, perché poi i numeri, ripeto, ci danno torto. Numeri di assistenza, attenzione. Eh sì, purtroppo è così, insomma, hai fatto un quadro chiaro di quella che è la situazione, ma la conosciamo benissimo e vedo che di volta in volta non migliora per niente. Vabbè, ci dobbiamo soltanto affidare al fato, alla sorte, insomma, come dico spesso, perché ormai l'affidamento alle istituzioni, insomma, alla volontà, a quello che si potrebbe fare, ma che purtroppo vediamo
non si riesce, insomma, a garantire, non avviene mai, e quindi non è che ci stiamo rassegnando, per carità, però insomma un po' di sconforto sopraggiunge. Noi ti ringraziamo, Roberto, come sempre, per aver accettato il nostro invito e per aver discusso di questa problematica, insomma, che va avanti da diverso tempo, in attesa che si possa avere un confronto e non andare, ecco, in sciopero generale, perché poi sarebbe davvero disastroso. E quindi magari ci terremo aggiornati nei prossimi giorni su quella che è la situazione attuale che, insomma, vi interessa. Certo, no, non vorrei solo dire no, non, sconforto, no, noi dobbiamo essere correttamente informati di quello che succede sul territorio, non dobbiamo credere né alla ronca della situazione né ai direttori, perché molte volte io riscontro che le persone non sono effettivamente informate, anzi a volte non le vogliono sentire troppi problemi, che hanno paura, giustamente vengono condizionati, però avere una corretta informazione è importante per capire lo stato, in questo caso della sanità territoriale, a che punto è. Il problema è che è sotto gli occhi di tutti, perché se uno la mattina chiama il CUP, la prenotazione è fra 8 mesi, però poi allo stesso momento, mentre mi trovo davanti al sito dell'ASL, vado a vedere, vengono pagate le progettualità per l'abbattimento liste d'attesa, c'è una discrasia, un'incongruenza incredibile. Cioè, noi paghiamo l'abbattimento liste d'attesa, però poi per fare una visita ci vogliono 8 mesi. Dove è la verità? Cos'è? Tasto, Riusciamo? è un altro tasto molto molto dolente, direi, perché l'abbiamo trattato anche tempo addietro, insomma, segnalate tante situazioni da utenti del territorio, del Cilento, insomma, anche in prima persona ho vissuto il calvario del CUP di Salerno, quindi non sapevo. Se io ho detto che l'ospedale di Vallo ha una capienza di 250 posti letto e noi stiamo girando a una media posti letto occupati di 150, com'è possibile che al pronto soccorso si aspetta tanto per trovare un posto letto? Nella specializzazione specifica non è. Ma se in questo momento abbiamo il personale disponibile in alcuni reparti che possono essere vuoti o che hanno disponibilità, a questo punto organizziamoci. Cioè, c'è tutto il problema è troppo complesso, bisogna vederlo nel suo insieme, però certo chi poi fa la programmazione, gestisce la sanità a livello territoriale, a livello aziendale, un po' di mia colpa lo deve fare, perché da qualche parte c'è qualcosa che non funziona, onestamente. E noi ci preoccupiamo dei lavoratori che si sacrificano, giustamente li abbiamo chiamati eroi, il periodo del Covid. Poi alla fine l'incentivo Covid è stato un mercato per chi doveva prenderlo e chi no. Ancora oggi noi ci battiamo per questa progressione che dovrebbe su 6.000 operatori del comparto dovrebbe riguardare quasi 4.000 persone e invece vediamo il completo interesse della direzione generale e questo potrebbe essere uno dei pochi incentivi che resta fisso poi sullo stipendio. Cioè, allora c'è qualcosa che non funziona, abbiamo lamentele da tutte le parti, quindi dovunque giriamo la torta c'è qualcosa che non funziona. Però il tutto si concentra sempre nella programmazione, nell'organizzazione e nel funzionamento che abbiamo probabilmente fallito da un punto di vista gestionale. Io in maniera molto arrabbiata, l'ho detto anche l'altro giorno, ripeto, quando ho sentito il consiglio comunale di Battipaglia che si parlava di improcratese, impolitichese, ma nessuno ha portato una proposta di soluzione. E poi fare le proposte di soluzione non è facile. Si deve dimostrare di essere padroni della materia, certamente uno non ha la sfera di cristallo, però almeno una visione, una programmazione bisogna farla, anche perché più si va avanti e lo stato sembra sempre più irrecuperabile, lo stato di disagio. Però se la gente viene lì a fare il piagnisteo e non porta le soluzioni, vabbè, allora perciò non riusciamo a trovarci. In questo momento io ritengo che la classe dirigente sanitaria purtroppo dimostra un fallimento che poi è sotto gli occhi di tutti, perché poi la sanità è quello che noi ci troviamo giornalmente ad affrontare quando abbiamo un problema. È così, purtroppo, caro Roberto. Allora, noi ti ringraziamo ancora una volta per essere stato con noi e ci aggiorneremo nei prossimi giorni per capire che cosa e come sta procedendo, insomma, la vostra richiesta. Grazie a Roberto Ronca del sindacato FSI USAE. A voi tutti, grazie dell'opportunità di
di fare un po' di chiarezza sull'argomento. Buona giornata.